Science. Crani, umani, piedi potrebbero fare di Australopithecus sediba il miglior candidato al titolo di progenitore dell'umanità. E questa è la conclusione a cui sono arrivati 5 diversi studi pubblicati su Science, tutti basati su analisi dettagliati di alcuni fossili ritrovati in Sudafrica. La scoperta colmerebbe il vuoto esistente tra gli australopitechi più antichi e l'Homus erectus. Fin dalla loro scoperta, avvenuta nella riserva naturale di Malapa, i fossili hanno destato particolare interesse, soprattutto alla luce di alcune caratteristiche che li rendono, per certi aspetti, più simili all'Homo erectus. Si tratta di uno scheletro fra i più completi di ominidi mai scoperti e ci obbliga a riesaminare i nostri trattati di paleontologia. Le ossa fossilizzate sono state scoperte circa 3 anni fa. Da allora schiere di paleontologi, geologi e antropologi, insieme ad altri esperti, hanno dedotto che si tratta del miglior candidato come primo antenato del genere umano. Recentemente lo ha confermato anche il sottosegretario sudafricano alla scienza e alla tecnologia. L'origine dell'umanità in Sudafrica, qui nacque l'antenato comune dei 7 miliardi di persone che oggi popolano il pianeta. Le migrazioni umane cominciarono in Africa. Tutte le analisi scientifiche ci portano a confermare il fatto che i nostri antenati comuni sono originari delle zone del Kenya e della Tanzania. L'Africa è la culla dell'umanità. Gli studiosi confermano che i resti fossili accrescono le possibilità di linee di discendenza separate e più antiche di ominidi che poi si sarebbero evoluti nell'Homo erectus.